Ben ritrovati a tutti nella seconda edizione di Sport Today che si apre con il calcio perché da questa settimana il Bologna sta lavorando per la gara di domenica contro il Frosinone alle 15. Questa mattina a Casteldebole un allenamento un po' diverso con partitella per i giocatori che sono rimasti a lavorare a Bologna, rientrati alcuni nazionali contro la primavera, anche gli arbitri, una gara per prepararsi al meglio per la gara di domenica. Con 22.000 tifosi che potrebbero già essere allo stadio, si va anche verso il tutto esaurito con la vendita dei biglietti che continua molto bene, ma ci racconta tutto nel dettaglio la nostra inviata Lucrezia Paggetta Casteldebole. Già prove di campionato per il Bologna oggi a Casteldebole con una partitella dove ci sono stati addirittura gli arbitri proprio per provare a simulare quella che sarà la sfida di domenica contro il Frosinone e anche per già entrare nella mentalità adatta alla sfida che attende i ragazzi di Thiago Motta. Dunque già prime prove di formazione solo con coloro che però sono rimasti o appena rientrati a Casteldebole. Si aspetta chiaramente l'Italia di Orsolini che questa sera sfiderà l'Inghilterra a Wembley, si aspetta anche Carlson che ha vissuto il dramma in Belgio-Svezia, ha visto l'attentato terroristico che c'è stato a Bruxelles. Prosegue invece ad allenarsi Bonifazi che cercherà di ritrovare un posto da titolare, complici l'infortunio di Lucumi e la partenza per la nazionale di Calafiori che in quest'ultimo periodo ha egregiamente sostituito gli infortunati e dunque cercherà in queste ore di riconquistare una maglia da titolare e di convincere Motta di poter tornare ad essere un punto importante per questo Bologna. Si è rivisto oggi in allenamento anche Christensen che ha ancora lavorato a parte ma che già da domani potrebbe rientrare in gruppo ad allenarsi appunto con il resto della squadra. Cresce dunque l'attesa per il ritorno in campionato, cresce dunque l'attesa per Bologna-Frosinone. Sono già 22.000 gli spettatori che dovrebbero quindi sostenere e spingere con la loro passione la squadra proprio per cercare di continuare il trend positivo con cui è iniziato questo campionato. Dall'Ara dunque che tornerà a tingersi di rosso-blu domenica dalle 14 nel Consolo Calcio, poi vi racconteremo la diretta di Bologna-Frosinone. Ma passiamo al basket perché sarà una settimana molto impegnativa per la Virtus, tre impegni in casa contro Alba Berlino, Stella Rossa e Sassari domenica in campionato, si parte proprio mercoledì alle 20.30 contro i tedeschi dell'Alba Berlino, dell'ex Fortitudo Gabriele Procida, oggi in conferenza stampa il coach bianconero Luca Banchi ha presentato la gara con un monito, però evitare gli errori commessi contro lo Žalgiris di Kaunas. Ovviamente partiamo da Achille, ancora non disponibile, e quindi questo ovviamente limita anche un pochino le nostre possibilità e ci spinge sempre a gestire questa emergenza che diventa ancora più evidente giocando tre partite in un lasso di tempo così ristretto. La squadra, sai, dal punto di vista emotivo, prende energia dalle vittorie, come qualsiasi squadra, dalla buona prestazione di Monaco e dalla discreta continuità espressa nell'insidiosa trasferta di Trento. Quindi ci prepariamo a questo ciclo di gare, sotto il profilo emotivo, nella condizione ideale per farlo. La sconfitta con Kaunas ci lascia quel briciolo di amarezza, che vorrei tramutassimo in determinazione per cercare di alzare ancor più il livello del nostro gioco. Questa è l'Eurolega, quanto di più eccelso esista nella pallacanestro europea. Devi essere molto attento, non ci sono squadre che ti concedono margine di errore e ne è un esempio evidente Berlino, le cui caratteristiche sono molto specifiche, quindi sarebbe un errore pensare che sia una partita meno complessa di quanto sia stata Monaco o Kaunas, è semplicemente diversa. La squadra dal punto di vista mentale ci arriva con un buon mood, dal punto di vista tecnico deve sopperire a un'emergenza e si porta, come ti ho detto, in dote questo
piccolo neo di come non siamo stati capaci di capitalizzare i vantaggi accumulati contro Kaunas, che forse è qualcosa di possibile in un momento così precoce della stagione, però questa è l'Eurolega, come ti ho detto, non dà margini. Allora niente, ci arriviamo così, io spero con quel carico di motivazione, di determinazione che ci permetta di giocare una partita alla volta, ma sempre con una consistente volontà di imporre la nostra pallacanestro. Tra i giocatori che hanno avuto un migliore impatto in questo avvio di stagione bianconero c'è anche Isaiah Cordinier, che insieme a Coach Banchi ha presentato la gara e ha sottolineato soprattutto il cambio di panchina per cercare di dare il meglio nella propria pallacanestro con una Virtus che deve ancora trovare la forma migliore. Sentiamo. I mean, there is a main difference is that we have a new coach. I mean, we have sicuramente abbiamo cambiato l'allenatore, quindi sicuramente abbiamo un allenatore diverso, sicuramente la principale differenza, però per adesso stiamo facendo bene, ovviamente abbiamo tante sfide di fronte a noi, però per adesso, per quello che abbiamo fatto vedere adesso, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. We on the right way. Yes, as you said, we just have to keep building on what we did good. Sicuramente dobbiamo continuare a costruire su quello che di buono abbiamo fatto vedere nella partita con Monaco e nella partita con Trento e migliorare quello che non è andato nella partita di Monaco e nella partita con Trento, ovviamente pensando sempre alla lezione che abbiamo avuto nella gara in casa con Kazan, dalla quale dobbiamo far tesoro e continuare a pensare. Sicuramente ho lavorato molto, questo sicuramente ovviamente mi aiuta, però anche i compagni comunque mi stanno aiutando a dare il meglio in campo sia in allenamento che in partita. And to give 100% to my team and to my teammates. We are focusing on us. I mean, dobbiamo giocare nel nostro modo, come ha detto il nostro coach, dobbiamo essere focalizzati su noi stessi e giocare il meglio per noi stessi. Sicuramente la transizione difensiva è importante sia contro una squadra che gioca a ritmi alti, sia contro una squadra che gioca a ritmi più bassi, però in generale dobbiamo essere concentrati su noi stessi indipendentemente dall'avversario e da come gioca l'avversario di fronte a noi. Transition defense will be very very big key for us. Questo per quanto riguarda la Virtus, vi racconteremo chiaramente il pre-partita nella edizione di domani di Sport Today e per farvi sentire anche l'ambiente pre-gara dal Paladozza, ma ci focalizziamo anche sulla Fortitudo, ottimo avvio di stagione per la squadra di Caia, 4 vittorie su 4, la più recente contro Nardò, dove si è messo in mostra Pietro Aradori, ospite a Sport Club questo lunedì con Jack Bonora, che ha svelato il segreto del lavoro con Attilio Caia e il loro rapporto. Sentiamo le sue parole. Non mi fa rifiatare Caia in difesa, anzi mi fa andare e quando sbaglio e se non faccio una cosa corretta è il primo che mi massacra, quindi non è corretto il fatto di rifiatare, perché lui chiede tanto a me in attacco e chiede tanto a me in difesa e è ovvio che nel mio caso quando ti appiccicano tra virgolette un'etichetta, soprattutto come è successo in questi anni riferita alla difesa, poi è difficile staccarla, no? Però io c'ho dei limiti e c'ho delle qualità in attacco e in difesa e si può anche uscire dallo stereotipo ogni tanto, però sicuramente Caia non è uno che ti dice rifiatati, non è così, non funziona assolutamente, così. Sono convinto e credo che Attilio Caia sia un ottimo allenatore, non solo per come costruisce le squadre durante l'estate, ma anche come le allena. È un allenatore che allena da 30 anni, è molto molto rispettato. Tanti allenatori vorrebbero allenare come lui e non possono farlo perché non hanno la sua nomea, la sua carriera, il suo genio cestistico. E non so se sia il primo anno che lui faccia nella categoria cadetta, o ne abbia fatti altri, questo non lo so, però ha fatto la differenza in Serie A e la sta facendo anche adesso in A2, perché è un allenatore che sa fare la differenza. Non è semplice essere abituati a un certo tipo di livello di giocatori, scendere e comunque far capire il proprio
la propria idea di pallacanestro. Non è così semplice. Così dunque Pietro Aradori, che ha segnato 22 punti contro Nardò, è stato uno dei migliori dell'avvio di stagione della Fortitudo. Per altre notizie di sport continuate a seguire Sport Today. Intanto grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata qui su ETV.